Grande successo per la prima giornata di Ottobrando a Floresta, il grande evento in programma tutte le domeniche di ottobre nel centro storico del comune più alto della Sicilia ha visto protagonista per la giornata di apertura i vasola crucchittu, fagioli caratteristici di Floresta con la forma a C, come un gancio, per l'esattezza a croccu. Sono ben 68 gli operatori commerciali del settore agricolo e culinari presenti all'iniziativa. La successiva domenica 9 ottobre accoglierà il secondo raduno in programma, che è la 18ª sagra del suino nero dei Nebrodi. La terza domenica 16 ottobre sistemerà sul trono la 19ª sagra dei funghi. La quarta domenica 23 ottobre omaggerà la provola dei Nebrodi, la cui fama è giunta alla 44ª sagra ad essa rivolta, e parlerà di un alimento che è già considerato storico e PAT dal Ministero delle Politiche Agricole, presidio Slow Food, e si può mangiare a tutte le ore, dall'aperitivo alla colazione stile americano, mentre l'ultima e quinta domenica, 30 ottobre, sarà dedicata alla festa delle castagne e delle mele. Stiamo servendo un piatto unico lo possiamo inquadrare, maccheroni, e pasta con ricotta allo zafferano, salumi, suino nero dei Nebrodi, la ricotta al forno, formaggio e un bicchiere di vino. Ottobrando 2022, finalmente dopo una pausa, ovviamente ci mancava perché venivamo tutti gli anni. È una cosa spettacolare, ci piace tanto e siamo ritornati, quindi ok. Voi da dove venite? Da Messina. Cosa gusterete tra poco? Un po' di tutto. Stiamo cominciando con i maccheroni. Buonissimi, non possono mancare perché sono ottimi. E poi vedremo. Che è un luogo immerso nella natura, perché come si può vedere nei dintorni ci sono tanti alberi, c'è molta natura, quindi veramente molto bello. Cosa gusterai? Un po' di tutto. È bellissimo anche perché ci mancava dopo 2 anni di pandemia, quindi volevamo rivivere questa emozione e per fortuna abbiamo visto che c'è anche tanta gente, poi si respira anche molto un clima naturale perché siamo in queste montagne immersi, quindi nella natura è sempre bellissimo. Allora la mettiamo nel panino, poi a quello che si desidera, ci sono i funghi trifolati, quello che abbiamo pure la porchetta. Invitiamo tutti a Floresta per Ottobrando? Certo, anche nelle prossime domeniche. Veniamo da Siracusa e Augusta, siamo camperisti squattrinati uniti con camperisti cani sciolti. Abbiamo fatto un gemellaggio e siamo... Cosa ne pensate di Floresta? Floresta è una bellissima sagra, un bellissimo posto e tanto tanto da mangiare e da gustare. Stiamo registrando come prima domenica tante presenze e questo già è importante. E la gente ci sta garantendo, diciamo, uno spettacolo di presenze, ma anche gli operatori economici. C'è tantissima gente e veramente siamo contenti del risultato ottenuto come prima domenica. Quindi se questo è l'inizio, non possiamo che sperare bene per il proseguo.